siamo? Non lo so di preciso. Perché parte il secondo? Sì! E quanti siamo? Esatto! Siamo arrivati. Dove siamo? Siamo arrivati al confine, però siamo. Neanche? Mancheranno. Quasi, vabbè, dai, ci siamo. Ok, dove siamo? Cioè, non siamo neanche a Trieste, siamo? In realtà. No. Perché siamo qua? Dobbiamo fare rifornimento e soprattutto dobbiamo preservare la nostra salute attraverso il kit di sopravvivenza che è obbligatorio sia in Slovenia che in Croazia. Siamo in Slovenia, ci dirigiamo verso Fiume. Guardiamo l'Anna. Anna che dorme. Questo è un portatore di merda. Forse ora siamo stati. Anna! Sono salvi! Guardate, tutto intorno a voi. Quanto piega. Porco, incontaminato sloveno. Adesso di una sera di un milione per una stella. Sassino, carina duanida. Dove siamo? Ma come dove? Siamo appena entrati al Gothenburg, abbiamo scoperto che Gothenburg vuol dire isola. Crediamo quantomeno che Gothenburg voglia dire isola. Speriamo che Gothenburg voglia dire isola. Perché è tutta gestita. Ed ora Corbe ci mostrerà la vera tecnica del lanciatore Quechua. Nella stagione estiva il maschio umano gli altri sono andati a fare tanti loro a giocare. Noi abbiamo apparecchiato da solo tutto quanto da soli, sembravamo i più stupidi. Oh sì, virgola. Quelli giganti. Ciao, guarda cosa mangiamo. Buona specialità locale. È un cretino. Che però è l'unico che vede quello che mangia. La mossa è per il palo. Siamo sulla barca. Il capitano ci ha appena servito della grappa. Questo capitano è simpaticissimo. Mentre ogni volta si alza va a portare le cose da bere e lascia i comandi. La barca va per i cazzi suoi. Ore 10 e abbiamo all'attivo grappa, vino bianco e tante onde. Brilli e non ci dirigiamo
verso punito la casa, perché ogni tanto il timone ho guidato anch'io, cioè. Quale Vesuvio? Quale Dolomiti? Quale? Captain! Un saluto per l'Italia! Saluto! It's a video, ciao. It's a video! Ok, great! A mano, thank you! Non c'hai fame? No. Dove siamo? E sono ancora dove c'è poco. Samantha! Dimmi! Guarda! Di qua? Che giorno è oggi? Oggi è giovedì del 2013. Gli alieni hanno invaso. Ciao, dove siamo? In questo momento siamo esattamente qui. Stamattina eravamo qui. Abbiamo fatto tutta questa strada qui, arrivando a Murter. Abbiamo trovato solo un campeggio che aveva una piazzola, un tipo di discesa dell'8% con scogli che uscivano. Probabilmente moriremo qua. Anzi, io voglio morire. Ciao. In diretta da Murter! Abbiamo appena montato una tenda da 92 posti. Siamo a Murter. Siamo a Murter. Sono le 8 e ci siamo svegliati. Non mi viene di cicale. No, esatto, io il soggetto video doveva essere le cicale. Io le ammazzo. Raccontaci, cosa è successo? Continua a parlare guardando avanti, non ti preoccupare. Continua, controlla il pelo. Guarda avanti. Perché hai fatto la bibi? Perché sono caduto. Siamo dei bikers. Abbiamo appena fatto una grigliata di pesce e una vegetariana, che però vegetariana è la lanna, no? Però ha avuto tre portate, noi solo una. Quindi vabbè, non è molto giusto. Tra l'altro Stefano ubriaco, adesso da qui non sembra. Ma no, in realtà sono in grado di fare questo discorso, in realtà è corbe che probabilmente esagera, ma io. Non hai messo la sorpresa. Fammi una domanda qualsiasi. Cosa ne pensi dell'universo curvo? Beh, dipende quanto curvo, se curva 90 è un discorso, se curva un po' di meno cambia qualcosa. Una ragazza sconsolata. Ciao, siamo a Spalato. Ah, siamo in Bosnia. Questa è la Bosnia. E per la Bosnia! Pipitura! 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 Noi siamo dei bikers. Ciao! Siamo arrivati a Dubrovnik finalmente. Siamo giunti al nostro capo nord.
sottolineare, diciamo, la ruralità. Aspetta che lo ripeto, ruralità di questi edifici. La cosa che più mi colpisce di Dubrovnik è il pavimento liscio, a stile sgommiamo tutti con la macchina. Cosa vuoi sapere? Su Dubrovnik? Ci sono un paio di svastiche e un pochino di... Esatto, è di volgarità. Scusa, cosa ne pensi della volgarità? Brutta. La domanda è, cosa ne pensi della popolazione? Brindisi a Dubrovnik. Me lo avevano detto che questa città era... Non pensavo. Abbiamo di nuovo la batteria, quindi faccio un video. Ciao! Dove ciao, siamo? Ciao! Siamo ciao, sempre in Croazia. Ciao! Siamo in una spiaggia molto ciao, bella. Siamo dei bikers. Bikers. Sono un po' il cuore pulsante di questa nostra pomeriggio marittimo. Soprattutto, fai vedere come leggi come, quando senti prendere in giro? Ecco, abbiamo... Ecco, lei da questa inclinazione precisa riesce a leggere anche le parole in fondo al libro. Secondo lei un bambino al mare dovrebbe stare con una catena ovviamente elettrificata, con un collare che lascia un impulso elettrico oltre certo, una certa soglia di decibel. Un po' come il cantante dei Tokyo Hotel. Ah, carina quella ragazza. Dove siamo? Bosca... no, Bosca Povie? No. Dice cazzate. Siamo a Macasca, abbiamo cazzate. Non siamo a Macasca, Bosca Povie. 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 Questo è il nostro campo base. Siamo a Bol. Bol, 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 Bol. Osserviamo due stupidi. Abbiamo perso un traghetto. Dobbiamo arrivare all'altro marco in tempo. Destra piena, destra piena, non rallentare, non rallentare. Ma stai schiacciando? Non rallentare. Dobbiamo arrivare alla destra piena. Dobbiamo arrivare. Attenzione addosso. Speriamo di rivederci, ciao. Ore 3. Abbiamo bucato 2 gomme. Noi ci siamo organizzati. Due gomme, noi abbiamo approntato un comodo picnic. Due uomini sono andati a cercare una gomma da riparare dove non ci sono paesini. Eccoli, hanno sbagliato direzione. Un gruppo di bikers, ma dell'altra banda, sono venuti lì, mi fa oh! Invece di perdere la calma, mi ho buttato fuori strada. Questa manovra da eroe, ho sfiorato un marciapiede che aveva un coltello appoggiato. I'm
siamo riusciti a cambiare il treno di gomme, stiamo andando a Plitvice dopo aver sbagliato strada e aver rifatto altri 15 km per trovare un benzinaio. Sono le 9 di sera. La lampadina del faro destro del Corbe si è illuminata. Un topo, una volpe, un cervo, un cerbiatto e un leopardo. Io ho sperato che non stirassi per cenare. Esatto, io ho avuto fame. Volete venire a visitare le nostre tende? No. Siamo a Plitvice. Ciao. Siamo arrivati. Sono i gradini, vediamo in diretta Jessica che cade. Non hanno paura, allora vieni qua, caca sotto. C'è un'anatra o un coniglio? C'è un'anatra o un coniglio? Questa è la mia felpa. Oh, Balotelli is a striker, is good at dark. Beep, beep.